Ciao mitici amiche e amici, Lumberjacks Dynasty, fighissimo gioco. Ho fatto anche un video che trovavo online, sempre video di questo gioco con tutto in inglese, invece se andate sullo store lo comprate, è in italiano, ok ragazzi? Quindi nessun problema. Video, audio. Allora la musica la mettiamo un po' bassina, perché non vorrei che c'è magari qualche German English, ok, sensibilità lasciamo così, iniziamo. Allora, fisicamente forte, mangia di più ma più resistenza, più velocità la motosega, mangia meno ma si stanca prima, più veloce con gli strumenti di costruzione, eh? Andiamo con il più forte, che a me piace molto di più la gente forte. Io sono parecchio sfortissimo sprano. Allora ragazzi, come state? Come state? Altro video, altro gioco, un sacco di video sul canale, vi porta il vostro amico Marco Drums, eh? Quindi allora andiamo a vedere insieme questo mega gioco che ho visto uscito poco fa, siamo a luglio 22 e quindi mi sono informato un po'. Visto il prezzo basso del gioco, ho deciso di comprarlo e portarlo sul canale. Dai, graficamente non è brutto. Cambiamenti importanti, spazio inaspettati nella vita. Ha ragione, ha ragione. Beh, insomma, graficamente qua sembra un PlayStation 2, però non fa niente. L'importante è poi che il gioco dopo sia bello, eh? Perché a volte si focalizzano poco su queste cose. Chiaramente non sarà un giocone 76AAA, tripla. Ma sono molto belli i giochini così dove devi fare un sacco di roba, eh? Incominciare una carriera nuova e roba del genere. Besides, I'm beginning to realize how much I miss the peace and quiet of the mountains. The clean air, the stunning views, and the sweat of good old-fashioned hard work. Eh sì, sudore del duro lavoro. Ha ragione. I'll put my city life on hold, turn off my telephone, la città and to the vicino alla natura. Ok, diciamo che qua sei già bello in naturozza, eh? Non è che proprio c'è poco nulla. Oltre tanti alberi. E tu chi sei? Capitolo 1. Ciao. È bellissimo, sono passati anni, sei cresciuto. It's nice to see you too. You look great. Bello vedere anche voi, sempre in forma, cara zia. Ah, cara zia, ok, ok. Beh, allora, vecchia casa tua c'è. Ah, ci siamo trasferiti in una casa più vicina all'altra parte della strada. Oh, siamo in cerca di acquirenti. Scegliamo più al peso di questo. Vabbè, ma aspetta che ci penso io. Zietta. Oh, thank you. You're so kind. I'm indeed worried about your uncle. He's too old to be out working in the forest. Doing all the heavy lifting himself. I can imagine. The forest has always been very close to his heart. So how about a little tour? Follow me. I will show you everything. You know, allora, devo andargli dietro? I've spent most of my life here. Sì. Molto sensibile. Hello? Yes, darling? He just arrived. Oh no, do you need any help? I will ask him. Your uncle has a problem in the forest. Ok, sì, ho problemi nella foresta. Potresti andare lì a vedere. Cazzo, manco sono arrivato. Certo. He's in a clearing behind the sawmill. Terra dura, dietro la segheria. Take our old pickup. It's parked in front of the house. Will do. See you later. Ok. Allora, se la mettiamo così, zietta, ci vado.
Entra nell'auto. Allora, ha una... Aspetta, eh. Salviamo la partita, tanto per cominciare. Allora, volevo vedere se c'è... Vediamo così siamo meglio. Ancora un pelo. Mamma mia, che sensibilità. Perfetto, così ci siamo. Allora, focalizza, corre con l'L2 e salta con l'altro, addirittura. Addirittura un mega mezzo bellissimo Prime. Guarda che roba, quanta incredibilità in questo mezzo, eh. No, sostanzialmente rispetto. Oh, ma l'hai visto? Ma che sei scemonito? Ma questa l'ha fatta dritta la curva, raga. Cominciamo bene, ma non benissimo. Ho capito, devo mettere la freccia, ma la freccia non si mette, tanto non c'è nessuno. Quello mi ha tagliato la strada. Allora, le mani sono veramente fatte male, eh. Poi, tra l'altro, c'è anche la testa che fa uno scatto strano sopra. Vabbè, diciamo che non l'abbiamo preso per questo, eh. Ok, esci dall'auto. Ciao zio! Zio Hello, Frank! lad. Good to see you. Oh, che bello Nice to see you rivederti a too, dear uncle. zio! Aunt Grace told me you have a problem. Got stuck in the mud. I used to be better at handling the accelerator. Can you help me? Sure, no Certo, what's problem. this What do problem? you want me to do? Get on the tractor and try to attach the trailer. Let's see if you can get it out of the water. Vai tra! Prendo il trattore! Ok, what is the problem? What is the problem? X. Modalità impostazioni. Ok. No, no, sul sconto. Ah, ok, no, perché sennò. Aspetta, zio! Devo prenderci la mano col tractor. Sì, però anche tu, zio, non è che era difficile, eh? Devi prendere il trattore. Hai visto, zio? Aspetta che passiamo nella fangazza qua. Well done. You have some skill, you know that. Oh, But this is grazie, just the zio. Devo beginning. solo prendere Let's see if you confidenza un remember po' how to con il handle a tree this trattore, time. perché... Follow me, lad. Sì, ma devi star fermo mentre parli. Ah, mi vuoi parlare ancora? Sì, io salto. Now pick up the chainsaw. Ah, Still prendi per remember what I taught motosega. you. Be careful. Ok, zio. Cioè, manco mi avete fatto riposare, eh. Ma cosa lo prendo il motosega, ciccio? Vai. Ai 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 caramba! Difficilissimo, raga. Good job. Great Bam! technique. Ai 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 You really have grown up ah! strong. Now you need to cut away the branches and No, cut the si è trunk with the incastrato. logs. Dai, 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 giù, 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 giù. Think you can load the logs onto the Bam. trailer? Bring the vehicles here and give it a try. Ok. Oh, che si gira tutto sto roba.
Per fortuna lo fa da solo. Ok. Ascoltami. Però secondo me va tagliato in tre. Eccolo qua. Ok. Effettivamente. Oh. Ah, è anche lo zio, sì. Allora, zio. Allora, zio, ti ho detto che io sono bravo col trattore. Allora. Scusa, zio. Molto standard, eh? Beh, ma si può anche allungare o... Oh. Pena, cicli. Pena. Vabbè, lasciamo sotto. Caricato veramente male, eh? Quelle luci di chi le ha fatte? Ok. Ah, questo è il tutorial, eh? Well done. Thank you, lad. Well, enough for today. Let's just head home. Okay. Thanks again for helping me. You did just fine today. Perhaps you'd like to help us with the farm and lumber mill some more, eh? Or even think about settling down here. Life is good and quiet. I'm sure you'd like it. You don't have to answer right away. Just think about it while you're helping us here for a week or two. And then we'll see if you like living here, all right? Okay.
non gira più. Ok. Zia, zia. Zia. Hello boys. Did you sort it out? Yes. It was a refreshing experience. If you still feel like it, I will show you around the farm. Yeah, I would. Dai. Salviamo. Ok. 1000 punti, 1200 euro. Segui la zia. Zia, dove sei? They still bear lots of fruit. I've always dreamed of putting up a hive here. Mettere. Well, I never did. It would be really good for the trees and flowers. And I just love honey. E che pronuncia? The greenhouse is in pretty good condition. You can buy seeds in the store and you could grow vegetables really fast. This farm could become self-reliant in no time. Now the workshop. Your uncle's kingdom. You can refuel and wash every vehicle here. With a few improvements, you should even be able to carry out your own repairs. Okay. It hurts me to see the buildings in this awful state. If you are up to it, you might start doing something about it right away. There should be some tools in the workshop. Che problema c'è? Spara chiodi. Ok. So you found something. Good. Now you can try it out. Ooh. Do you think you can fix this wall? Vediamo se c'è qualcosa. Eh sì. Porca loca, sono finito giù. Beh, c'è un bel baghino, eh.
Ok. Vuoi un attimo preparare le cose? Ah, sono andato su sul portone. Incredibile. But of course it doesn't look too pretty, does it? But once you can produce planks in the sawmill, you can restore these walls to their former glory. Only fully dried planks can be used for buildings. So if you're in a hurry, you'll have to buy some in the store. And you can repaint these too. I'm sure someone will teach you how to do that. I remember the old days when this barn was full of animals. Tanto noi ripariamo la grande, eh? You'll be able to keep animals in here again. See if you can climb up and check out the roof. Then you can use scaffolding to carry out the necessary repairs. Ok, ma io direi che siamo a posto. Questo dice. Bravissimo. Ma forse devo andare su. Aia! Come on, I'll show you the house. This house needs renovating too, but it should be cozy enough for you as it is. I'm sorry we can't offer you anything better, but at least you'll have a bedroom, a kitchen, and a bathroom. Okay. You can cook for yourself and relax in the evenings. Try to get to know the neighbors. I'm sure they'll help you too. We have fishermen, herbalists, farmers, you name it. Peaceful and friendly people. There's plenty of work in our lumber mill out there. Make sure to check it out as well. You should be able to get it going again, and who knows, maybe even make it profitable. And remember, whenever you need anything, you can always come to us. You can be sure I'll have some treat waiting for you. You know you must always eat well and get plenty of sleep to keep up your strength. See you soon, lad. Intanto prima di andare a letto ripariamo un po'. Un po' di cose le ripariamo adesso, ragazzi, poi va a letto, eh.
che erano staccati via, sta usando 100.000 tipi di legni diversi, bello, mi piace, mi piacciono le cose così un po'. Tutto a tocchi, eh? Zia, mi hai dato una baracca, eh? Bella baracchetta. Facciamo uscire fuori un po' d'aria perché c'è una puzza qua dentro. Ok. Facciamo anche chiudere. Sembra livello ripariamo gli assi. È proprio un colabrodo sta casa. Oh cacchio, qui mi si guarda dentro la stanza. Posso dormire con le assi legno anche in bagno? No, il bagno è perfetto. Beh, almeno il bagno, dai. Allora, è un bel giochino passatempo, raga, eh? Qui era tanta roba, eh?
Ok. Una settimana di riposo. Ma vuoi sì. Okay. E si va a dormire. Un po' di cibo no, eh? Ok, ce la mangiamo? Ma no, non fa vedere che la manca. Vabbè. Tiro via le cose. Oh! Ah. Ciao zio. Hello dear. Good to see you. Hello auntie. How are you? I'm fine, darling. But you look half starved, dear. Here, I've prepared something for you. Oh. Need me to help you with something? I haven't heard from Lily for quite some time. Could you go over there and see if she's okay? She's a herbalist, so she might be able to teach you a thing or two, too. Okay. I need to ask you something. Of course, sweetheart. Gotta go. Look after. Ho una cosa da chiederti, devo andare. Bellissimo fare così nei dialoghi. Need me to help you with something? Well, yes, actually. Our pickup, Christine, is left in the forest. She's not worth much, but it would be a shame if somebody stole her. Would you mind driving her back here? Assolutamente sì. Lo riportiamo. Andiamo a piedi a prendere Christine, che sembrerebbe che è qua. Porca. Ho fatto io sbagliato, raga.
eccolo lì. Andiamo su strada. Ok. Wonderful, oh. Thank you. Now that I think about it, you could use the truck more than I do now. Why don't you use her while you're here? She's not much, but you should go and see okay. her. Last time we talked, he mentions I ain't. What do you think? That sounds good. I'll. Yeah, she's trying to come, huh? Camioncino. Ok, allora amici, vi aspetto al prossimo video della vita da boscaiolo nella mia nuova farm qui su. Allora, salviamo la partita. Lumberjack Dynasty. Marco Drans Games vi saluta, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, commentate e mettete mi piace ai video, e se volete anche su Twitch live incredibili tutti i giorni alle ore 21, sabato domenica compreso, anche a sabato domenica la live del pomeriggio, che di solito alle 3 alle 15 porto qualche gioco in più. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando di seguirmi anche su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, WeChat e Discord. Ci vediamo alla prossima con Lumberjack Dynasty. Marco Drums Games Channel vi saluta. Ciao amici, alla prossima.